Parliamo un attimo di Ilva, che invece è una questione enorme, complicatissima. Domani c'è l'incontro ArcelorMittal con il Premier Conte. Sai la cosa che a me più non ho capito e mi stupisce tanto? Non abbiamo un piano B. Se gli indiani se ne vanno, noi che caspito facciamo? Spieghiamolo un attimo ai cittadini, perché questa cosa è importantissima. C'è una multinazionale che viene in Italia, dice: prendo 10.500 lavoratori. L'unico motivo per cui la multinazionale indiana a novembre del 2018 è entrata a Taranto è perché ha detto: assumo 10.500 lavoratori. A distanza di un anno dice: abbiamo scherzato, abbiamo firmato un contratto, ma ce ne andiamo, e le cambiali le paga lo Stato. Nessun imprenditore può avere questo privilegio. Cioè, ci sono commercianti che aprono un negozio e pensano di fare un business. Poi i conti vanno male, perché ArcelorMittal ha fatto male i conti. Non è che se ne vanno e gli affitti li continua a pagare il proprietario, le spese le paga il proprietario del negozio. Paga tutto, anche chi ha fallito. Questi signori qui non solo non hanno fallito, ma in questo momento se ne stanno andando dal Sudafrica, dalla Polonia, e vogliono andare via da Taranto. Ma io questo lo capisco, e capisco anche se siete molto arrabbiati. No, ma voglio dire una cosa. Piano B? Se noi non stiamo parlando di piano B, perché se oggi parli di nazionalizzazione, di piano B, stai facendo un favore a loro. Questi devono restare in Italia, hanno firmato un contratto e noi li abbiamo trascinati in tribunale. Deve restare, punto e li basta. Abbiamo trascinati in tribunale. Avete visto che la Procura di Milano e la Procura di Taranto hanno aperto due inchieste importanti. La Guardia di Finanza è andata a Taranto perché si ha la paura che la multinazionale stia sabotando gli impianti dell'industria. Lei fa il ministro degli esteri e va in giro per il mondo anche a convincere che noi siamo un bel paese in cui investire, ma non le dicono ogni tanto: ma se cambiate in continuazione le regole? Perché lasciamo perdere quanto Mittal siano furbi, quanto hanno utilizzato questa cosa. Però, sinceramente, se io fossi un indiano, venisse in Italia, lo scudo sì, lo scudo no, no, sì, te l'ho rimesso, no, te l'ho ritolto. Cioè, non è possibile. La prima cosa, spieghiamo un attimo che cos'era quello scudo. Allora, scusi, pubblicità, perché sennò mi fanno troppi gestacci, non è bello nei miei confronti, sono una signora. E poi torniamo con Luigi Di Maio, che mi spiega questa storia. Mambo italiano. Mambo italiano. Allora, siamo con Luigi Di Maio. Parlavamo della questione Ilva, parlavamo dello scudo penale, e pare abbastanza chiaro ormai che sia una scusa. Però, per tirar fuori la scusa dal tavolo, no? Si può rimettere il fondo salva stati davvero come, cioè, lo scudo penale, pardon, come diceva Conte, o nel suo movimento c'è troppo subbuglio, a partire da Barbara Lezzi, che ha detto non lo voterei mai? Cioè, qual è la verità sullo scudo penale? La prima verità sullo scudo penale è che questo scudo dice che se c'è un'azienda come l'Ilva di Taranto, che è sostanzialmente l'ex Ilva, che è tre volte Taranto, per dare le grandezze, tre volte la città di Taranto, se quel mostro inquina e colpisce magari causando un tumore ad una persona, lo scudo permette a chi l'ha causato di essere immune. E questo è un problema etico e morale. Però voi l'avete messo, levato e messo. Il tema è molto semplice. Oggi, quando il presidente Conte ha detto a questi di ArcelorMittal: ma se vi togliamo, se vi ridiamo lo scudo, voi vi riassumete 10.500 dipendenti? Loro hanno detto no. Quindi la risposta è: adesso devono venire al tavolo. Metta che domani dicano sì, voi lo scudo rimettete. Questa è la contrattazione. Io quello che vi posso dire è: piena fiducia nel ministro Patuanelli e nel presidente Conte, stanno facendo un grande lavoro e li ringrazio. Ma una cosa è certa: le aziende multinazionali devono rispettare i patti. Perché lei diceva all'estero cambi le leggi. Questi se ne stanno andando dalla Polonia e dal Sudafrica, e lì lo scudo non c'era. Quindi è un problema di multinazionale che non sta rispettando lo Stato, e noi ci dobbiamo far rispettare come Italia. Non so di cosa avremo bisogno, ma in tribunale li abbiamo trascinati, e dalle prime indagini della procura stiamo avendo ragione noi. Quindi però Conte ha la capacità, se c'è bisogno per il negoziato, di rimettere lo scudo, non è che ma poi non ce lo stanno chiedendo, non ce lo stanno chiedendo. Io so che i nostri parlamentari stanno portando avanti con molta attenzione la questione dell'ex Ilva di Taranto, e so benissimo che in questo momento l'obiettivo è ancora farli venire al tavolo. Qualsiasi cosa si dice in anticipo, come qualcuno sta facendo, sta solo dando un vantaggio alla multinazionale, che invece deve venire al tavolo e rispettare l'Italia, perché è la prima cosa che può fare. Altrimenti qui vengono tutti, firmano i contratti e poi pensano il giorno dopo di poter andare via. Perché oggi, no, oggi con me va benissimo, sono felice, dico, perché vai in weekend, vai in Sicilia invece di andare al G20 in Giappone a fare il suo bel mestiere di ministro degli esteri? Grazie per questa domanda, perché è molto importante.
Al G20 ho deciso di non andare, ci andrà il vice ministro, come tanti altri paesi, non ci va il ministro degli esteri, il segretario di Stato degli Stati Uniti, della Francia, del Regno Unito e di tanti altri stati. Ma ho deciso di restare qui perché oggi pomeriggio, finalmente in Consiglio dei Ministri, arriva la votazione dello stato d'emergenza per i comuni del sud colpiti dalle calamità naturali, perché noi vogliamo aiutare dal maltempo, perché vogliamo aiutare Venezia, ma vanno aiutati tutti. Degli esteri, e sabato e domenica c'erano comuni che avevano chiesto un mese fa questo stato di calamità, ho sentito i sindaci in questi giorni e io ho detto verrò lì a chiedervi scusa a nome dello Stato. Se permettete, ci sono stati due morti e quei territori hanno importanza. Preferisce andare in Sicilia, non è un dramma che non andiamo in Giappone, ho capito bene. Per me andare nei comuni colpiti dal maltempo, incontrare quei sindaci e dirgli che finalmente abbiamo votato lo stato di calamità, vedere con la protezione civile, con i sopralluoghi, lo stato dell'arte è importante. Devo andare in pubblicità, ho un po' sforato ma valeva la pena, non la vedevo da parecchi mesi, adesso torno a trovarmi presto però, promesso? Promesso.